Buongiorno a tutti, oggi facciamo un gioco giocando con Sanni, è il gioco del vero e del falso. Allora, io dirò 10 affermazioni, cioè 10 cose sulla mia vita, e però alcune sono vere e alcune sono false, per cui munitevi di foglie e di penna e per esempio, la prima, io dirò una cosa sulla mia vita e voi dovete scrivere su questo foglio se è vero o se è falso. Poi io, via via, vi dirò, se queste affermazioni sono vere e sono o sono false. Allora, vince chi ha indovinato tutto. E colui che vincerà me lo dirà la prossima volta, così io lo citerò sul mio prossimo video. Dirò chi è il vincitore che ha indovinato tutto. Allora, facciamo un esempio, eh? Cioè, cominciamo, via. Cominciamo con la prima affermazione. Allora, una cosa che io dirò appunto sulla mia vita. Allora, io affermo che un piatto della cucina italiana che più detesto è il pesto alla genovese. Sì, non me ne vengano i genovesi perché so che sono molto orgogliosi del loro pesto, però io il pesto proprio non è un piatto che io detesto in assoluto. Mi fa quasi senso anche a vedere il piatto verde. E poi anche a lavare i piatti sporchi di pesto mi fa un certo senso, un disgusto quasi. E poi, vabbè, non mi piace assolutamente il sapore, non lo posso proprio neanche guardarlo, questo piatto. Allora, è vero o falso questa cosa? Allora, scrivete che cosa vi sembra a voi. Allora, pronti? Allora, è vero, io detesto il pesto, proprio non mi piace, insieme alle acciughe e all'aringhe e all'amarena, è proprio un gusto che io detesto nella cucina italiana. Poi, secondo cosa sulla mia vita. Allora, io ho ballato sul palcoscenico tempo fa con il tutù e bianco, poi avevo le scarpette a punta, poi ho fatto alcuni balletti in cui io avevo le ali di una farfallina e poi ho fatto addirittura la parte del due di cuori, una carta due di cuori rossa. Allora, è vero o no questa cosa che io ho ballato sul palcoscenico? Allora, scrivete nel foglio se vi sembra vera oppure se vi sembra una cosa falsa. Siete pronti? Questa cosa è vero. Vedete? Vero. Io ho ballato veramente sul palcoscenico perché da piccola, quando dai 7 anni fino agli 11, ho frequentato danza classica, quindi ho fatto proprio primi corsi comunque, e ho ballato diverse volte sul palcoscenico, ho fatto tantissime parti, ero addirittura una lucciolina, poi ero insieme a Grilli, si faceva il balletto Lucciole e Grilli, poi sono stata a Fiori di Mandorlo, poi vabbè ho ballato anche con il body nero, con il tutù bianco, con le punte e non, e poi appunto ho fatto anche la carta,
eravamo un balletto con tutte le carte da gioco ed io ero in seconda fila e facevo il 2 di cuori. Quindi questa cosa è vera. Poi andiamo all'affermazione numero 3. Ce ne sono 10. Allora, io tengo 5.000 euro nascoste dentro il cuscino. E come ho fatto? Allora, ho cercato da tanti anni che faccio questa cosa perché ho cercato in tutte le maniere di risparmiare e di non spendere tutti i soldi che mi davano. Per cui via via, ma da anni che lo faccio, proprio dai primi tempi, dal 92 in cui mi sono sposata, via via io mettevo sempre qualcosina, qualcosina, qualcosina e poi lo mettevo dentro una busta. E poi via via raggiungevo un bel gruzzoletto. Adesso da poco tempo, da una settimana circa, ho raggiunto 5.000 euro e quindi l'ho messa appunto dentro una bella busta. Poi ho preso un cuscino, l'ho scucito, ci ho messo dentro questa busta con i soldi e poi l'ho ricucito e sperando che mi porti fortuna e che portino tanti tanti altri big money. Allora, vi sembra vera o falsa questa cosa? Scrivete se per voi lasagna 5.000 euro dentro il cuscino oppure se questa cosa è falsa. Allora vi do il tempo per scrivere, vediamo un po' se è vero, vediamo un po', vediamo un po'. Questa cosa è falso, non sono riuscita a risparmiare neanche un euro. Io sono una spendacciona purtroppo e quei pochi soldi che gli ho li spendo. Per cui niente 5.000 euro dentro il cuscino, purtroppo, magari fosse vero, magari, però sarebbe una buona idea, eh? Poi andiamo alla numero 4. Allora, io quando ero piccolina, avevo 4 anni, nel 75, gli anni 70, si prese alla festa del grillo, io e mia sorella, due pulcini. E poi li portammo a casa, noi abitavamo in un appartamento. Io non ho mai avuto né ville, purtroppo, né giardino, ho sempre abitato in un appartamento a Firenze. E quindi prendemmo questi due pulcini e li portammo a casa. Uno morì dopo 1 o 2 giorni, poverino. Un altro invece crebbe e cambiò le penne via via. E divenne un bel galletto. In conclusione ci ritrovammo un gallettone, lo chiamammo Bargiglio. Questo galletto tutte le mattine faceva la colazione con latte e biscotti e caffè e latte, via. E biscotti con la mia nonna. E poi mi ricordo che era fissato con delle scarpette rosse della mia sorella, aveva circa 5-6 anni, aveva dei sandalini, no? E mi sembra le Superga, mi sembra, quando andavano di moda le scarpette anni 70. E insomma, questo galletto vedeva il colore rosso e tutte le mattine andava lì e insomma con le sue zampe cominciava a pestare queste scarpette e poi ci andava sempre dietro per beccarci. Insomma, io avevo anche un po' paura perché avevo 4 anni e veniva sempre sotto il tavolo, mi voleva beccare anche le gambe, poi andava in terrazza, insomma, era veramente una cosa spettacolare. E poi morì, ora non mi ricordo, la sua morte perché ero troppo piccola, mi ricordo solo alcune cose. Insomma, è vera o no questa cosa? Allora, se è vera o falsa, scrivete sotto al foglio se Lasagna ha detto la verità che ha avuto un galletto in un appartamento di 140 metri quadri, neanche 120-130. È vero? È falso? Guardiamo un po'. Guardiamo un po'.
Questa cosa è vero, vero. Lo vedete? Io ho veramente avuto un galletto in casa in un appartamento quando ero piccola. Andiamo all'affermazione numero... Non so se ti ricordo. Numero 5. Allora, io prima di sposarmi sono stata fidanzata a 17 anni circa con due ragazzi insieme. E beh, purtroppo sì, perché ero innamorata di entrambi. Uno è il mio attuale ex marito, un altro era un altro ragazzo, si chiamava Marco. Vabbè, mio marito Claudio, questo si chiamava Marco. E erano due tipi nettamente diversi, però ero innamorata di entrambi. E poi, vabbè, l'uno non sapeva dell'altro e anche loro erano entrambi innamorati di me e quindi non si sapeva come fare, però, cioè io non sapevo come fare perché l'uno però non sapeva dell'altro. E però mia madre mi disse: prendi una decisione, Simona, perché altrimenti prendi in giro tutte e due, non è giusto. Passi un po' da facilina. E io, vabbè, avevo 17 anni, sai, ancora non ero convinta e forse mi sa di aver fatto la scelta sbagliata, che lo sai, insomma, ho deciso per mio attuale ex marito e me lo sono sposato dopo 4 anni. E vabbè, vedendo alla luce di oggi, forse ho sbagliato, forse ho fatto la scelta sbagliata, chi lo sa, il destino ha voluto così. È vera o falsa questa cosa? Scrivete sotto se per voi la Sanni, quando era adolescente, negli anni 80, nei mitici anni 80, ha avuto due fidanzati contemporaneamente. E non pensate male, perché all'epoca non è che giravamo per intero come fanno adesso le ragazze, quindi non pensate male. È vero o falso? Siete pronti? Questa cosa è falsa! Mai avuto due fidanzati contemporaneamente. È vero o no che ho avuto un ragazzo che si chiama Marco, ma prima di conoscere il mio ex marito, quindi c'è solo quello di vero. E mai comunque è stata con due piedi in due staffe, non è da me. Allora andiamo a un'altra affermazione, numero 6. Allora, io negli anni 90 feci un viaggio al centro dell'Europa in circa 10 giorni e insieme al mio appunto ex marito, che era il mio fidanzato, io avevo 18-19 anni, era circa il 90, e abbiamo intrapreso questo lungo viaggio tutto in auto anni 80, mi pare era una Horizon, e guidò tutto il mio ex marito, e passavamo, allora prima andammo nell'Italia del Nord, cioè da Firenze andammo nel Piemonte mi pare, poi andammo in Svizzera, dalla Svizzera andammo in Francia, poi dalla Francia al Belgio, dal Belgio andammo in Olanda mi pare, poi dall'Olanda andammo in Germania. E poi dalla Germania addirittura in Danimarca, sempre tutto in auto. E poi, chiaro, dalla Danimarca tornammo indietro. Allora, è vera o no questa cosa che da ragazza la Sanni era una grande viaggiatrice e andava all'avventura senza né viaggi organizzati, senza niente? È vero? È falso? Scrivete. Questa cosa è vera, sì, è vero, io verso 18-19 anni intrapresi questo bellissimo viaggio e i posti che più mi ricordo sono Hufalis,
che è un paesino bellissimo, sembra delle fiabe, che sta in Belgio, che c'era un grande carro armato, mi pare, e poi delle casine veramente, sembrava Lego, Legoland. Poi andai a Brema, Bremen, che è quella città dove c'è quella fiaba, i musicanti di Brema. E poi da lì si andò nell'isola di Rømø, che è in Danimarca, dove c'è l'alta e la bassa marea. E se non ci si sbrigava, si rimaneva intrappolati nell'acqua, insomma. E poi mi pare era pieno di moscerini quell'isola danese, non so quanti moscerini c'erano, non avevo mai visto una cosa del genere. Ecco, quindi è tutto vero. Io prima amavo viaggiare e siamo andati anche in Austria, insomma, altre volte, sempre tutto nato, Spagna, mio marito era molto bravo a guidare per ore e ore e ore. E quindi sì, abbiamo intrapreso diversi viaggi e questo è stato un viaggio molto bello perché abbiamo visto mezza Europa. Va bene. Poi andiamo all'affermazione numero 7. Allora, io sono bravissima a fare cocktail, non ve l'ho mai detto, però mi piacerebbe più in là fare dei video sui cocktail. Allora, infatti ho inventato anche un cocktail che si chiama Cherry Love, che è a base di noccioli di ciliegia bolliti. E poi dalla bollitura di questi noccioli si estrae un liquido che poi lo mischiamo insieme ad altri liquori e poi facciamo un bel cocktail. E poi possiamo mettere anche un po' di polpa di ciliegia o mettere anche un liquore rosso per fare il cocktail rosso, per sembrare all'amore, no? Cherry Love, che vuol dire amore, quindi colore dell'amore rosso. È vero o no questa cosa che la Sani è bravissima a fare cocktail e ne ha inventato uno che si chiama Cherry Love? È vero? È falso? Scrivete. Guardiamo un po'. Pronti? Avete scritto? Questa cosa è falso! Non sono brava a fare cocktail, non li ho mai fatti. È vero o no che questa ricetta me l'ha detto un mio caro amico, che è lui quello bravo a fare cocktail, e lui mi ha consigliato però di fare veramente dei video sulla ricetta di alcuni cocktail. E mi piacerebbe, prima o poi spero di farlo. Quindi un po' è anche vero, però mettiamola come falsa. Va bene, spero di diventare brava a fare cocktail, poi me li bevo e poi mi ubriaco. Alla faccia vostra, perché ce n'è bisogno. Oh, di tutto quello che mi dite, lasciamo perdere una bella bevuta. Ecco. Poi, allora, affermazione numero 8. Allora. Io non sono intrapreso, abbiamo visto che è vero, un viaggio in Europa, ma ho intrapreso anche un bellissimo viaggio in America, lì però ho preso l'aereo e sono andata a Miami, che è una città bellissima, veramente stupenda, e ho visto la famosa Ocean Drive, dove ci sono dei negozi, guarda, stratosferici che non ve li sognate neanche alle vetrine di Milano, perché veramente è tutto un altro mondo. Poi ho visto, beh, a parte le spiagge mega galattiche bellissime con le palme, e poi tutto il lungomare dove ci sono tutti i ragazzi che pattinano. Comunque sono stata 8-9 anni fa. E poi, vabbè, da lontano ho intravisto le ville dei cantanti famosi, tipo quella di Shakira, che è accanto a quella di Enrique Iglesias. E insomma, sono delle ville proprio, cioè, da mille una notte, proprio, no? Osa. Ma là è tutto un altro mondo, proprio. E poi, vabbè, ho assaggiato, appunto, sempre parlando di cocktail,
il famoso cocktail che l'Ava andava tantissimo almeno 8-9 anni fa a Miami, che è un cocktail celeste, la margarita blu, che è appunto il colore del mare, che loro bevano molti cocktail. E poi ho addirittura visto il quartiere latino-americano, e lì a Miami, dove infatti, e mi ricordo di un signore che aveva una specie di bar, diciamo, che mi pare era messicano, perché là ci sono anche molti messicani, portoricani, cubani. E questo signore era un baffi, proprio la messicana, e c'aveva un pappagallo, e poi c'aveva questo bar tutto colorato, e parlava spagnolo, cioè, che poi là hanno lo Spanglish, un misto di spagnolo e di inglese, insomma, che poi non è inglese, è americano, naturalmente. Quindi c'è, cioè, proprio una lingua, cioè, un po' un misto di parole spagnole, un misto di parole americane, cioè viene fuori proprio una cosa veramente allucinante. Allora, è vero o no che la Sunny è stata a Miami, Miami Beach, ed ha ballato le musiche latinoamericane sulla spiaggia? È vero? È vero o no? È vero o no? Guardiamo un po', scrivete. Questa cosa è falsa. Mai stata a Miami. Nei miei sogni sì, tantissime volte, perché è il mio sogno di andare a Miami. Però purtroppo ancora non ci sono andata, e purtroppo mai stata in aereo, per cui figurati se purtroppo sono stata a Miami. Allora, affermazione numero 9. Allora, io da 3 o 4 anni sto studiando una lingua, e per me è una delle lingue più belle del mondo. Lo faccio come hobby, è il cinese. Ed ho imparato più di 1000 caratteri cinesi in 3 o 4 anni. È una lingua veramente speciale, che infatti loro non hanno l'alfabeto, ma hanno tutti questi caratteri particolari. Alcuni sono opere d'arte, sono qualcosa di unico. E pensate un po', dentro i caratteri, alcuni caratteri cinesi particolari, c'è scritto la Bibbia. Pensate un po', ma una cosa stranissima, perché loro non credano in Gesù, non credano in Dio. Credano hanno Confucio, hanno buddismo, ma non credano nella Sacra Bibbia comunque. E quindi si pensa che tanti anni fa, perché questi caratteri cinesi sono antichissimi, che tantissimi anni fa i cinesi credevano in Dio, perché c'è scritto la Bibbia, c'è scritto il primo peccato di Adamo ed Eva. C'è scritto dell'arca di Noè, ma guarda, delle cose veramente uniche. Studiate la lingua cinese, è difficilissima, però è bellissima. Io quando ho dei momenti di nervoso e sono giù, mi metto a scrivere caratteri cinesi e mi rilassa. Guardate che è una lingua della pace, è veramente una lingua zen, perché ci rilassa. Per cui è così. Allora, è vero o no questa cosa? Che io ho studiato il cinese e so più di 1000 caratteri, o quasi? È vera? È falsa? È vera? Vera! Vera! Io so veramente tanti caratteri cinesi. Che però loro ne hanno più di 4.000, 5.000, cioè i caratteri cinesi sono infiniti e assomigliano ai kanji giapponesi, è solo che loro hanno anche l'hiragana, il katakana, invece gli hanzi cinesi sono solo questi caratteri, per cui
se uno conosce i caratteri cinesi, è a metà strada per imparare la lingua giappo. Io sto studiando da autodidatta la lingua cinese. Quindi, vero. Ora andiamo all'ultima affermazione della mia vita. Vediamo se è vero o falsa. Che dà anche il titolo al mio video. Allora, io un paio di anni fa, circa, avevo un altro canale, perché io non sono neofita qui su YouTube. Avevo un altro canale che però si chiamava Io Sono Magica. E non mi facevo vedere proprio in viso scoperto così, ma mi mettevo sempre una mascherina o di quelle di carnevale. Però coprivo solamente gli occhi, no? Che coprivo tutto il viso fino a quassù, solamente gli occhi, il resto si vedeva tutto, cioè avevo una mascherina rossa o rosa. E di cosa si occupava questo canale? Era molto diverso da questo. Si occupava praticamente di roba, diciamo, un po' di esoterismo, diciamo, però magia bianca. Praticamente io, siccome sono sensitiva un po' leggermente, sono un po' particolare e non ve l'ho mai detto, però via via lo scoprirete, le doti della Sunny. E io, a me mi piace tantissimo curare le piante, e le piante anche quelle proprio selvatiche, no? I soliti fiori, gerani, le solite rose, sono bellissime, però mi piace anche curare le erbe particolari. E quindi in questo canale io trattavo di tutte le proprietà che hanno le erbe, per esempio la famosa pianta della morella, che la chiamano l'ammazzacani, sai, quella pianta che ha quelle bacche nere e che nasce anche spontanea tutti gli anni, come per magia nasce questa piantina, la morella, e tutti gli anni io la facevo nascere spontaneamente e dà delle bellissime proprietà, anche se le bacche sono velenosissime e chi le mangia si può fare delle bei trip, non è, cioè non sono proprio mortali, però ci si fa dei bei trip. E poi vabbè, facevo anche alcune pozioni d'amore, aiutavo un po' le persone che mi scrivevano, e facevo anche delle live io, in cui io parlavo di queste proprietà che hanno le erbe in natura, e poi appunto facevo anche delle pozioni, inventavo io, per aiutare magari delle coppie in difficoltà oppure degli amici che si erano litigati, queste cose qui, perché io non credo molto nella medicina, credo più nel valore di queste erbe, un po' come la pepa del segreto che cura, non so se avete mai visto la telenovela Il Segreto, il quaderno della pepa, quando lei curava con tutte le erbe, no? Con le tisane, ecco. E io ho sempre cercato di basarmi appunto sulla proprietà delle erbe. Per esempio, sapete che la liquirizia è una pianta anche non solo che fa bene perché è carente di ferro, eccetera, ma fa bene, è una pianta magica, è una pianta da grandi poteri che vi può dare anche denaro. La pianta di liquirizia, sì signori. Allora, è vero o no che la Sanne aveva questo canale che si chiamava Io Sono Magica? È vero? È falso? Scrivete l'ultima affermazione. Questa cosa è falsa. Mai avuto questo canale e mai fatto legami d'amore, perché io sono cattolica e la magia bianca, anche se un po' meno pericolosa di quella nera, comunque è sempre, secondo alcuni sacerdoti, una cosa del demonio, e comunque è sempre meglio non farla. Quindi
è una cosa falsa. L'unica cosa vera è che io sono un po' speciale, sono un po' sensitiva, questo sì, però mai avuto questo canale, mai fatto queste cose e non le farò mai perché è contro la mia religione cattolica. Va bene, speriamo che vi sia riuscito questo gioco. Se uno di voi ha vinto e ha indovinato a tutte le domande, me lo dite sotto questo video, così la prossima volta dirò il vostro nickname, dirò chi è il vincitore, va bene? Speriamo ce ne siano anche più di uno, va bene? Ciao, ciao alla prossima, ciao!